vabbè. Allora, da Ischia arriva una specie di intemerata, arriva una predica, arriva una reazione furibonda, violenta se vogliamo, violenta a parole naturalmente, contro Vittorio Feltri e quel famoso titolo dei terroni. Mamma mia, in Italia comandano i terroni. No, ma senti che dice questo qua, che si chiama, non mi ricordo com'è, adesso dopo ve lo dico. Di quell'imbecille di Vittorio Feltri. A me l'unica cosa che mi dispiace è che ho speso 1,50 euro per questo schifo di giornale. Sapete che l'articolista è una rinnegata, una persona della Calabria, Azzurra Noemi, ma che nome ti? Non ti metti neanche scuola e fa un articolo del genere. Ma da dove esci? A Disneyland, ma ti rendi conto che sei una rinnegata? Come tutti quelli che hanno fatto i Garibaldi, siete dei rinnegati, siete nuovi rinnegati del sud. Dai, questo che cosa? Questo è il giornale della Lega. E sapete che cos'è? Loro non ci possono sopportare perché i terroni bloccano le politiche della Lega. Io vorrei dire a tutti quei leghisti del sud, ma non vi mettete scurna. Non vi mettete scurna che praticamente voi date i voti a chi ci odia. Voi siete rinnegati, siete vittime della sindrome di Stoccolma. E se fosse a voi nascesse chiura a casa lo scurna. Sono 160 anni che si rubano tutto dalla nostra terra, deprendono il sud e succhiano la nostra cultura, la nostra arte, la nostra identità. Per l'80% tutto quello che esiste in Italia è stato fatto al sud. Siamo stati i greci, siamo stati i romani. Quando noi avevamo l'acqua calda, loro si facevano ancora il tuffo tra le montagne e la roccia, si lavavano con il fango, vogliono parlare di noi. Questo è un giornale che fa schifo. E le istituzioni che dovrebbero tutelare la stampa, è inutile che fanno solo i comunicati, ci devono togliere oltre il fiasco di vino dalle mani, anche la penna dalle mani di Vittorio Feltri. Questo non è un giornale, questo è uno schifo, questo è una schifezza, questo è un giornale che si deve buffare, deve andare a far culo, avete capito? No, sono tutto strunzato, voi vi dovete svegliare, voi dovete prendere a calci in culi le chiste al sud, perché questo è quello che pensano di noi, che siamo dei terroni e ci devono schiacciare, devono continuare a fottersi tutti i nostri soldi, perché la verità è che loro ci rubano tutto da 160 anni, sciatata, va bande scema. Questa sceneggiata, mamma mia ragazzi, mamma mia. Questo è anche condivisibile, questa rabbia.